Ignoranza. Secondo me, questi giudei sono esseri umani, quasi come noi. No. Eh sì. Oggi 31 ottobre nell'anno del Signore 1825, noi Agostino di Sant'Agata, la suburra della Santa Romana Chiesa, diacono, cardinale, Rivarolo con speciale breve, delegato alla santità di nostro Signore Papa Leone XII, felicemente regnante, pro tribunale sedendo, eccetera, 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 invocato il Santissimo Nome di Dio ed avente la sola giustizia davanti agli occhi, letti e ponderati... Andiamo al dunque, Eminenza. Letti e ponderati i processi della presente causa, esaminate le eccezioni a propria discolpa da essi addotte... Ma quali? Quali discolpe se non ci avete fatto aprire bocca? Ma che cosa pretendete? Un avvocato? È ritenuto che consta pienamente l'esistenza della società carbonara nei domini pontifici e che detta società mira allo sconvolgimento dell'ordine sociale per sacrificare tutto alla vendetta, alla rapina. Ci hanno preso per briganti. Peggio, figliolo, peggio. Perché almeno i briganti ci hanno l'attenuante che sono dei morti di fame. E che tutte le cose in fatto sono state contestate in processo da più confessioni spontanee di individui appartenenti alla stessa società carbonara? Ci hanno tradito, Angelì. Silenzio! Cosa faccio qua? Il burattino? Maleducati. E dalle confessioni spontanee di numerosi correi che, in conformità delle leggi, godranno il privilegio dell'impunità e del segreto sulle loro rivelazioni. Sentite, Eminenza. E Mona! Insomma, non è possibile interrompere ogni minuto la lettura di una sentenza. Voi la chiamate sentenza questa? Mi fate ridere. Ridi, ridi, che poi sentirai cantare la quaglia. Abbiamo giudicato definitivamente e inappellabilmente sentenziato i nominati Leonida Montanari e Angelo Targhini, rei di alto tradimento, lesa maestà, mancato omicidio e detenzione di arma proibita. E pertanto li condanniamo alla pena dell'ultimo supplizio mediante il taglio della testa. E adesso? Non ridete più? Avete perso il fiato? C'è un tempo per far l'amore. Permetti una parola? Beh? Fammi capire, era scuro? Che? No, dico, non ci si vedeva. Ma quando? Quando, insomma, tu te credevi che era Montanari e invece era Targhini. Te sarai sbagliata, no? No. Boh, io non te capisco. Ma te che vuoi capire, Cornà? Risolvi le scarpe e state zitto. Dai, la vuoi piantare con sta sinfonia? Passiamo di qua, che è più corta. Panna dove? Che ne sai dove devo andare? Vabbè, ma di qua si fa prima. No, non c'è una, Giudì. Aspetta! Suffragio dell'anima degli condannati a morte. Andiamo via, Giudite, ne ci dice il fiele e nient'altro. Indulgenza plenaria, fate un'offerta. Ma vedi, dannate. 100.000 anni di perdono e remissione perpetua degli peccati. Fate un'offerta che vi conviene. Ma è giusto. Ma... Eh già. Pure dei continua non sapere niente. Ma fa finta di non vedere. Ma nasconde la testa sottoterra come gli struzzi. Ma noi vedi che appena ti risulta la tagliano. Che potremo fare? E fate un'offerta. Ho già dato. L'unica che volesse bene. Bene. In un mondo così. Ma proprio perché il mondo è così. L'ideale sarebbe pure di volesse bene in due. Ma siccome questo non si può pretendere, contentiamoci. Uno va bene e l'altro fa compagnia. Ma chi è che va bene?
Io. A chi? Mi fai solo ridere. A Giudì, io lo capisco che ti sei innamorata di Montanari. Oppure di quell'altro, o di tutte e due insieme, che ne so. Pazienza. Ne tengo conto. Non avete sentito, Canone? Andare a dormire. Andiamo a casa, Giudì. Va, va, va a dormire. Continuate a dormire. Mentre lì meglio ci sbatteranno sempre il grugno. Dormi, Cornato, dormi sempre. Sì, ma dormiamo insieme. Almeno se de notte c'hiamo paura, se abbracciamo stretti. Ma abbraccia dall'ossa di tu zia. A te non ti serve una donna, ti serve una biocca che ti viene sotto l'ala. Ma io con la carogna non ci dormo. No, carogna no. Chi va bene non è mai carogna. Non l'hai vista la ghigliottina? Guardala sta carnevalata! E tu non c'hai manco il coraggio di dire che non è giusto. È vero, Cornà, tu non sei una carogna. Tu non sei niente. Non sei manco un uomo. No, Giudì. Tu come innamorato mi puoi pure sputa in faccia. Ma come uomo mi devi rispettare. L'uomo non si giudica solo dentro al letto. Non basta mica. Che è stato a fare, ormai? Sto a scrivere i nomi dei condannati a morte da mettere sotto il sacramento. E che Targhini se scrive senza H? Se leggerebbe Targhini. Dite? Date qua, ve lo scrivo io. Ecco fatto. E tiratevi su sto cappuccio, fate paura. No, no, state meglio così. Agornà! Per carzolare analfabeta sa scrive. Curiosa assai, ma buona sapesse. Buona sapesse. Sapersi. Ma Cornà, allora sai scrive? Che è tutto sto mistero? È una vergogna saper scrive. No, ma qualche volta è un rischio. Me fanno ridere a me li carbonari. Ma chi so? Li congiurati, di che? No, parla con rispetto. Quelli se sono giocata la testa. De teste ne puoi tagliare quante te ne pare. Sono le lingue che contano. Ognuno fa la battaglia sua, io ho scelta la mia. Sì, de far carzolaro. No, de essere la voce di Roma, del malcontento popolare. Ma che stai a dire? Io sono la vera ribellione. Giudì, non ti sturba, io sono Pasquino. Sì, signora, sono io il satirico misterioso. Quello che scrive i ribelli infamanti contro il governo. Sì, ma maschero da scemo per sviare i sospetti. Ma intanto denuncia il marcio e il popolo pianota. Se sveglierà, e che ne so? O poi che tu sveglio io a serciate sulle finestre? O vorresti che si svegliasse quando te pare a te? O quando pare a Targhini a Montanari? Ma Cornà, ma io non ce lo sapevo. E mo ce lo sai, che cambia? Sono Pasquino, mi hai detto una caccola. Cornuto so e cornuto resto. Ma allora tu puoi fare qualche cosa, tu li puoi salvare. Io? E perché mi hai preso per Santa Rita da Cascia? Ma bamboli ammazzata, te e loro. È finita, Giudì. Cari fratelli, è permesso l'introito? Avvocato, e moli figli miei chi ce pensa? Sapete che mi ha risposto? E che ne so, fatevi l'amico. Ditela a me, sora Cecilia. Stavolta per me è una cosa lunga. 4 anni gli hanno dato. Al mio 3 anni e 7 mesi. E moli giudici se sono fatti cattivi. Sì, prima per un furtarello te davano 1 anno, non guardano più in faccia a nessuno. Sono fatti cattivi, sti puzzolenti.